Benvenuti tutti, io non sono nell'elenco dei relatori, quindi non vi preoccupate che non aggiungerò un altro intervento a quelli che già ci sono, però mi permetto di dare a tutti, persone già conosciute, già frequentanti la casa e soprattutto alla maggioranza che è qui per la prima volta, dare il benvenuto nella nostra cascina di campagna, che ha il privilegio questa sera di ospitare invece un salotto letterario. Non è per essere pretenziosi, ma abbiamo pensato che questa formula potesse essere gradevole e potesse risultare anche più agile nella presentazione dell'argomento di questa sera. E questa casa che vedete è la sede di un'associazione, si chiama Città Cristiana. Fuori lì sopra l'ingresso c'è il manifesto che lo indica, un'associazione che si occupa di aiutare i cristiani del Medio Oriente che vivono una situazione di discriminazione, di difficoltà, alle volte spesso anzi di persecuzione. Noi ci occupiamo di questo. Noi vuol dire, io che sono il prete sono quello che lavora di meno, ma è notorio che per i preti sia così, e però ci sono quattro bravissimi ragazzi che vivono qui in casa e che si dedicano a questo, e tanti altri ragazzi, alcuni sono presenti, altri non ci sono, ma tanti altri ragazzi, pur non vivendo qui, sono a pari titolo collaboratori, operatori, diciamo ancora meglio, di questa realtà che è partita da poco, ma che spera di fare del bene. Poi dopo, se volete, di là, insieme a un goccio di acqua, di caffè da prendere, c'è anche del materiale che si può prendere se vi interessa, se può essere utile informarsi su questo. Ma non è di questo evidentemente che dobbiamo parlare, e io, dopo aver dato il benvenuto a nome della casa e quindi dell'associazione che l'abita, non posso che passare il microfono a chi è invece deputato a organizzare la serata, il pomeriggio. Grazie. Benvenuti a tutti. Innanzitutto il primo ringraziamento, e qualche ringraziamento, ma il primo sicuramente va a Don Claudio per aver permesso, organizzato anche questo bel pomeriggio. Un grazie anche ad Andrea che ha allestito questo bel salottino. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato a realizzare questa cosa. Qualche dato tecnico prima di iniziare. Ricordo che chi vuole può anche fare, insomma, ci sarà una cassetta per le offerte proprio per questa casa, per la Casa Sacro Cuore, che tanto fa dal punto di vista spirituale per il bene delle anime e tanto fa anche con questo genere di iniziative. Quindi chi vuole potrà lasciare un'offerta. Di là, oltre al tè, appunto alle bevande, troverete anche dei libri, tutti e tre degli autori che abbiamo il piacere di avere qui con noi, che presenteremo a breve. E ancora sicuramente un grazie va proprio a loro per essere qui presenti, averci dato la possibilità di realizzare questo pomeriggio, dove verrà presentato appunto questo libro scritto dal professor Isacco Taccone, La Compagnia della Croce, ma l'argomento si presterà a lasciare spazio appunto a tutto quello che è il mondo di Tolkien, il mondo della letteratura. Quindi quest'oggi vogliamo proprio presentare un pomeriggio, diciamo così, alternativo, che vada a ristorare anche l'anima, se vogliamo, la mente, sempre presa magari dal boom di notizie, dai big data che ogni giorno ci arrivano addosso. Questo pomeriggio vuole essere un pomeriggio di riposo, diciamo, per la mente, per il cuore e anche per l'anima, per approfondire appunto diversi argomenti che possono fare tanto bene, nutrirci tanto. Un grazie va anche sicuramente alle edizioni Radio Spada, che hanno pubblicato questo libro. Abbiamo qui Andrea e lo ringraziamo a nome di tutti. E passiamo appunto ad iniziare questo pomeriggio. Io vorrei lasciare la parola per primo ponendogli così una domanda. Abbiamo deciso di fare un incontro abbastanza informale, che non sia la solita classica conferenza dove si parla all'infinito e ognuno dice la sua, ma una sorta di dibattito proprio letterario di cui forse c'è anche bisogno. E io, guardando il libro di Isacco Taccone, La Compagnia della Croce, Viaggio al cuore della terra di mezzo, la prima domanda che mi è venuta spontanea, che oggi voglio fare al professor Taccone, è appunto: come mai questo titolo? Vorrei partire proprio da questo titolo, La Compagnia della Croce, che chiaramente ci rimanda alla Compagnia dell'Anello, è evidente. Ecco, io vorrei capire il perché
di questo titolo e così anche il perché di questo libro. Credo che una domanda generica così per iniziare possa aprire la strada a questo interessante dibattito. Ecco, lascio la parola. Ringrazio anch'io rapidamente tutti voi convenuti qui questa sera, cominciando appunto da Cristiano che ha organizzato la serata. Ringrazio i relatori qui presenti, Paolo Pulisano che mi ha fatto anche l'onore di fare la prefazione al mio libro. Ringrazio il dottor Gnocchi che è qui questa sera. E per me innanzitutto è un grande onore essere qui perché oltre che lui generalmente anche Don Claudio hanno fatto una specie di putpurri letterari, diciamo tutti letterari, io per me questo è il mio primo libro in assoluto, quindi non mi sento di mettermi diciamo in una categoria di scrittori o di letterati di particolare levatura. Sono qui onorato perché sono la presenza di Gnocchi e Pulisano che sono nomi ben noti. Perciò per me è già un onore questo, per me è un onore essere qui con voi, che siete venuti anche per ascoltare me, per ascoltare loro, per riflettere insieme riguardo a questa figura straordinaria di John Ronald Reuel Tolkien. Innanzitutto per rispondere a questa domanda di Cristiano, siccome abbiamo scelto di fare questa serata così un po' in maniera dialogica, in una forma dialogica così, o piuttosto informale, per me la risposta è in un certo senso un po' piuttosto semplice, perché gli elementi che sono presenti nel titolo sono i principali sono la compagnia e la croce. Quindi la croce perché è come dire, la figura che spontaneamente mi è venuta mi è venuta appunto più spontaneamente da presentare alla riflessione dei lettori, e la compagnia perché di fatto la compagnia dell'anello è come dire un po' il gruppo centrale che presiede a tutta il racconto del Signore degli Anelli. Perciò mi è sembrato quasi scontato creare un titolo del genere. Non voglio farla troppo complicata, è stata quasi non tanto razionalizzata la scelta, tant'è vero che poi qualcuno mi ha suggerito di cambiarlo, di scegliere un altro titolo, onestamente però non sapevo che altro titolo mettere, quindi diciamo è molto poco poetico, se vogliamo, questa scelta. Però, come con molti scrittori, anche lo stesso Tolkien lo riconosce, i significati vengono dopo. Cioè, scoprire perché abbiamo fatto delle scelte, forse nel momento in cui le facciamo non ce ne rendiamo bene conto il perché, non riusciamo a capire bene perché abbiamo scelto una cosa piuttosto che un'altra. E anche così per me è stato anche per il titolo, mi sono accorto dopo del valore, della valenza che poteva avere questo titolo, riflettendoci, dico perché ho scelto questa cosa, non ha senso in un certo senso, no? E invece, appunto, scrivendo il libro le cose sono dipanate, cioè le cose sono un po' chiarificate da sole, perciò mi è venuta subito in mente diciamo il brano della scrittura del Vangelo in cui il nostro Signore dice: qui vult post me venire, tollat crucem suam. Cioè, chi vuole venire dietro a me, prenda la sua croce. Di fatto, possiamo dire, cioè almeno a me questo è venuto come spiegazione per questo titolo, che la compagnia della croce è la Chiesa. Potremmo dire quasi che la compagnia della croce, i compagni, nel senso buono del termine, non i compagni, insomma, che si sono impossessati di questa espressione, i compagni di nostro Signore Gesù Cristo, siamo noi, cioè siamo i battezzati, i cattolici, la Chiesa è la sua compagnia. Non c'è Chiesa se non c'è croce, quindi in un certo senso il significato più profondo che si può trovare, che non è una cosa che io ci ho studiato sopra, ci ho pensato in maniera razionale per infondere un significato alto, un'allegoria a questo libro, è stata una cosa che mi è venuta dopo, una riflessione che adesso condivido con voi in questo modo, che a mio avviso la compagnia della croce è la Chiesa, cioè quelli che si fanno vicino a nostro Signore, che come poi molti di voi avevano già pensato e poi io diciamo semplicemente l'ho messo per iscritto nel libro, che il protagonista, diciamo il primo protagonista, Frodo, che è colui che porta l'anello, colui che porta il fardello, colui che si fa carico dello strumento di perdizione della terra di mezzo, che lo strumento di perdizione è l'anello. Diciamo, chi si avvicina a questo oggetto così piccolo, così insignificante, così terribile, si perde.
che è il peccato di fatto, chi si avvicina, è inutilizzabile, la caratteristica dell'anello di fatto è che è inutilizzabile per il bene, e questo è l'unico parallelo che si può fare con il male, con il male morale. Non si può mai fare un'azione malvagia per raggiungere un bene, non si può mai utilizzare uno strumento potente per poi ricevere un beneficio per me stesso, per gli altri, eccetera, eccetera. Quindi l'accostamento, peccato, anello, non è una cosa che ho inventato io, ho scoperto io, cioè molte persone, Paolo Culisano, l'avevano già messo in luce molto più di me, quindi io semplicemente seguo un po' quello che altri hanno fatto prima di me. E poi scusami, qual era l'altra? No, c'era un'altra anche questa, sì. Generalmente, diciamo, introdurre magari un po', qua già abbiamo rotto abbastanza il ghiaccio, però appunto il perché di questo libro, come mai, diciamo, questo forte interesse, questo forte richiamo anche al Signore degli Anelli, insomma, alla figura di Tolkien. Sì, dunque, a me la figura di Tolkien, da quando ho letto Il Signore degli Anelli, mi ha colpito come una persona, innanzitutto un professore di linguistica, un professore di lingue dell'antico anglosassone, di letteratura inglese, avesse posto mano a una mitologia. Cioè, lui non ha inventato un romanzo, Il Signore degli Anelli non è un romanzo, Il Silmarillion non è un romanzo, è una mitologia. Noi sappiamo che le mitologie sono tradizione, nel senso la T minuscola, però nel senso vero, però di tradizione umana, culturale, religiosa, cioè si fanno carico le mitologie dei popoli antichi di una verità che è insita nel cuore dell'uomo, che è da dove viene, il perché, il senso di una caduta originaria, che c'è stato un qualche cosa all'inizio del mondo che ha rovesciato il mondo e ha messo l'uomo in una situazione di contraddizione. I miti cercano in qualche modo, tutti i miti, quelli greci, quelli nordici, quelli orientali, cercano di dare una spiegazione a questo. Sono qualcosa di... però che sono un'eredità di popoli. Cioè sono i popoli che ci hanno tramandato le mitologie. Invece Tolkien era un uomo che si è messo a scrivere una mitologia. Questa è una cosa che a me ha sempre colpito. E quello che ho cercato di fare, diciamo modestamente, con questo piccolo lavoro, con questo piccolo libro, è il fatto di andare a cercare la causa, il come, il perché un uomo è riuscito a mettere per iscritto un lavoro così benefico, io direi, dal punto di vista anche spirituale e morale. Perché tante generazioni si sono sentite attratte e hanno amato e amano questo testo come Il Signore degli Anelli? Perché? Perché attrae? Cioè, al di là della storia che può essere avvincente, eccetera, eccetera, sono molte storie, molti romanzi avvincenti, forse anche più avvincenti, Il Signore degli Anelli. A tratti, chi l'ha letto, penso quasi tutti voi l'abbiate letto, è anche pesante un po' Il Signore degli Anelli. Si perde in molte descrizioni particolari, cioè Tolkien si mette a descrivere di che colore è fatta la tazza, di che tipo di... gli odori, i profumi, i colori, cioè a volte diventa anche un po' pesante andare avanti nella lettura, però ci attrae, questo libro piace. Questo libro ha qualche cosa di speciale rispetto a un qualsiasi altro romanzo fantasy in circolazione oggi. Io direi che questo va cercato innanzitutto nella figura, nella storia personale di Tolkien. Cioè, questa persona non era una persona comune, in un certo senso. Non voglio considerarlo, diciamo, strettamente parlando un santo, cioè come un santo canonizzato, no? Però... sicuramente è una persona che ha vissuto in un periodo storico cruciale. Cioè, lui è nato nel 1892, due anni prima era morto John Henry Newman. Tolkien è vissuto a cavallo dei due secoli, del 1800 e del 1900, ha vissuto un cambio e degli sconvolgimenti epocali. Cioè lui è venuto da un mondo che neanche i nostri nonni si ricordano. I nostri nonni, che bene o male quasi tutti sono nati nel Novecento, già sono del secolo, appartengono al secolo Novecento, con tutto quello che significa, culturalmente, come mentalità, anche se avevano conservato dei retaggi del passato. Però non sono state delle persone che hanno vissuto il passaggio da un secolo all'altro. Tolkien è stata una persona che, un credente innanzitutto, un cattolico romano,
che ha visto il passaggio. Lui è vissuto, è nato sotto Leone XIII fino a 11 anni, e a 11 anni è diventato Papa, quando lui aveva 11 anni è diventato Papa San Pio X. Lui ha visto il passaggio di tutti questi papi, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII, fino a Paolo VI, da Leone XIII a Paolo VI. Lui ha visto dei pontificati che siano succeduti da Leone XIII a Paolo VI. Non so quante persone possano vantare la loro storia, la loro esperienza di vita, vedere come la Chiesa ha avuto un movimento peggiorativo, in un certo senso, questo non possiamo negarlo, un movimento che ha creato degli sconvolgimenti interni alla Chiesa, che Tolkien in più volte, in più testi, nelle lettere, nell'epistolario verso i suoi propri figli ha messo in luce espressamente, specialmente quando negli ultimi anni della sua vita, quando negli anni 70, negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, lui è morto nel 73, quindi è un periodo cruciale, terrificante, in un certo di smarrimento generale, in cui il suo figlio Christopher gli scrive che si chiedeva come mai si sentisse così smarrito, nonostante fosse nella Chiesa Cattolica, sapendo che la Chiesa Cattolica è la depositaria della verità rivelata, la verità dell'uomo, la verità, il destino ultimo dell'uomo sulla terra, sapendo che almeno questa, diciamo, è quello che la tradizione, che la Chiesa ha sempre insegnato, si trovava a un certo punto smarrito. E lui, Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, da buon padre, avendo un'esperienza di due guerre mondiali sulle spalle, lui aveva fatto la prima, ma aveva visto i figli andare in guerra nella seconda. Quindi un'esperienza umana, spirituale, culturale, oltre che un uomo, un grande intellettuale, straordinario, che gli ha permesso di infondere tutto quello che lui aveva di personale, di buono, accumulato nella sua vita, nei suoi testi. Cioè, è un libro che, se vogliamo dire, è tradizionale, nel senso che ci trasmette la tradizione. Il Signore degli Anelli, il Silmarillion, l'Hobbit, anche in una certa misura. Però, in particolare, è un libro che raccoglie l'eredità di un tratto di storia che è fondamentale, è cruciale. Quindi io penso che sia questo sicuramente un motivo, un elemento da tenere presente quando si legge Il Signore degli Anelli, in maniera con coscienza, con consapevolezza, con cognizione di causa, sapendo che chi l'ha scritto non ha scritto un romanzo. Lui ci ha lavorato per 20 anni sopra questo libro. Cioè, una cosa sta dire, io non avrei resistito così tanto ad aspettare di vedere un libro che non finisce mai. Lui, cioè, questo libro non finisce, gli stava occupando la vita, gli stava prendendo tempo, la famiglia, cioè, lo scriveva nei tempi morti, quando poteva, tra l'università. Quindi è un libro che lui l'ha vissuto, e lui alla fine, quando venne pubblicato, lo dice: io l'ho scritto con il mio sangue, questo libro è il mio sangue, in un certo senso, no? Quindi la figura di Tolkien è in qualche modo la chiave che apre lo scrigno dei tesori che sono racchiusi in questi libri del Signore degli Anelli, del Silmarillion, dello Hobbit. Ma per togliere, in un certo senso, un po', posso, per togliere un po' di gloria, in un certo senso, a Tolkien, bisogna dire che non è tutta farina del suo sacco, chiaramente. Cioè, nel senso che Tolkien era una persona, come dicevo prima, straordinaria per la sua storia, per la sua personalità, una persona che ha vissuto il dolore, la morte sulla sua pelle fin da piccolo, però, come ben sappiamo, come ci insegna la Chiesa, come ci insegna la fede, che quello che di buono noi facciamo soprattutto viene dalla grazia, è opera della grazia. Se Tolkien ha scritto qualcosa di buono, di vero, come dicevo prima, di benefico, che può tornare a ridondare a beneficio dell'essere umano, delle generazioni, dai ragazzi, dai ragazzini che si sono innamorati dei suoi elfi, dei suoi hobbit, a uomini adulti, sicuramente c'è qualcosa di più di una sapienza umana, di una semplice erudizione umana, di una semplice esperienza personale, per quanto interessante, per quanto profonda. C'è qualcosa di più, qualcosa di soprannaturale, potremmo quasi dire, no? Di fatto, io credo che le qualità umane che poteva avere Tolkien non sono sufficienti a giustificare la profondità, la verità che è racchiusa in questi testi in maniera velata. Ma
soprattutto bisogna sicuramente tenere presente la fede che l'ha guidato. Anche lui, da buon scrittore, questa va a suo merito, umile, non si appropria, diciamo, del merito di anche di aver prodotto questo libro, che, come dicevo prima, gli aveva preso quasi 20 anni di vita, 20 anni della sua esistenza. Eppure, quando un giorno un signore che era rimasto colpito da questo libro si presenta da lui, gli fa delle domande, lo incalza sul libro, e Tolkien non sapeva come rispondergli, perché effettivamente non l'aveva studiato a tavolino questo libro, è venuto facendosi mentre lo scriveva, e questo signore un po', anche magari un po' di sfacciataggine, gli dice: ma lei non penserà mica di averlo scritto da solo questo libro? Non penserà mica che è tutto merito suo questo libro? Cioè, quasi scocciato, diceva: questo libro è troppo bello, non può averlo scritto lei. Cioè, e invece sì, nel senso, come strumento. Però aveva ragione, e Tolkien lo riconosce, questa persona aveva ragione. E dice Gandalf, si esprime così, per esempio, questi sono i modi di Gandalf a cui ero abituato, quindi non mi ha sconvolto più di tanto quello che ha detto questa persona. Però è vero, cioè il fatto che la grazia, lo Spirito Santo, se ho scritto qualcosa di buono, di vero, mi ha aiutato e mi ha guidato ad arrivare anche ai cuori, che mi permette di arrivare ai cuori delle persone. Non aveva un intento pedagogico Tolkien, non voleva fare il professore attraverso questo libro, non voleva educare, non voleva trasmettere dei valori alle persone per riformare la società. Lui ha scritto una storia per se stesso, che gli piaceva questo genere di storie, che all'epoca non venivano molto prese in considerazione, perché l'elite intellettuale già positivista dell'Oxford dei suoi tempi non considerava questo tipo di storie come qualche cosa di valore da dover scrivere, da dover diffondere, e cosa invece che poi si è ribaltata completamente. Se Oxford oggi, ancora oggi, diciamo, può vantare un certo tipo di prestigio, è grazie anche a figure come Tolkien, Lewis, che hanno studiato e lavorato insieme lì. Quindi diciamo che l'opera di Tolkien è un'opera straordinaria, perché è un'opera soprattutto di fede. E anche qui, se mi è concesso di spendere due paroline e poi concludo. Cioè, la fede di Tolkien, cioè, o meglio, le fonti della fede a cui Tolkien ha attinto, quali sono? A quali fonti ha attinto Tolkien? Di quale fede cattolica stiamo parlando? Di quale messa stiamo parlando, per esempio? Tolkien, come dicevo prima, è nato nel 1892 ed è morto nel 1973. Lui è orfano di padre a 4 anni e di madre a 11, quindi è stato cresciuto in un oratorio di San Filippo Neri, cresciuto in mezzo ai preti, in mezzo ai religiosi. Quindi la sua formazione è stata improntata attraverso dei padri spirituali, nel senso padri religiosi che hanno fatto da lui come padri, appunto, dei veri padri di famiglia, ma anche e soprattutto come dei padri di una fede. Lui, prima di andare a scuola la mattina alla King Edward School, serviva la Santa Messa. Lui e suo fratello Hilary servivano la Messa da bambini piccoli, servivano la Santa Messa. Ma quale Messa? Quale Messa serviva Tolkien? In quale lingua si parlava in questa Messa? In latino. Era la Messa della tradizione, la Messa bimillenaria della Chiesa, la Messa di John Henry Newman, la Messa di San Benedetto da Norcia, la Messa di San Francesco d'Assisi, la messa di Benson, che ha permesso la conversione anche di Benson. Cioè, la fede di Tolkien, che poi ha potuto infondere in qualche modo, anche in maniera inconsapevole, nei suoi libri, era una fede cattolica autentica. Cioè, se lui ha potuto scrivere un libro del genere, non era semplicemente perché ha vissuto in un'epoca storica travagliata, ma perché ha avuto lo strumento, le lenti della grazia che gli hanno permesso di interpretare e vivere le sue esperienze, soprattutto di morte e di sofferenza, con fede, con un'autentica fede cattolica. Prima che, diciamo, avvenisse tutto quel
movimento, di riforma o di rivoluzione o di evoluzione o di progresso, come chiamatelo come volete, della dottrina che praticamente ha portato a un mutamento, a una metamorfosi, a una trasformazione, un ribaltamento della dottrina, che Tolkien già nei suoi ultimi anni di vita riconosce non essere, diciamo, conforme a quella che lui aveva preso fin da piccolo, nella sua infanzia. Cioè, questo è un elemento secondo me da tenere presente. Lui ha imparato il latino servendo la messa, alla messa tradizionale, la messa di San Pio V, la messa di San Gregorio, quella che si chiama in mille modi, ma la messa tradizionale, diciamo. Quindi questo sono cose secondo me da tenere molto presenti quando si legge un testo come il Signore degli Anelli. Io credo che un cattolico di oggi, per quanto possa avere grande esperienza, grande profondità spirituale, grande come dire, anche levatura intellettuale, non potrebbe o molto difficilmente potrebbe scrivere un libro, una mitologia come il Signore degli Anelli, proprio perché oltre all'esperienza storica personale, quello che manca oggi a noi è l'integralità, la normalità, la quotidianità della fede vissuta come l'ha vissuta John Rantanen e Tolkien, in una società sostanzialmente cattolica, anche se lui visse in Inghilterra di contraddizioni in cui ancora i cattolici non erano ben accettati, lui ha dovuto subire discriminazioni per fare per la sua fede, ancora l'anglicanesimo, il pregiudizio contro cui scrisse lo stesso Newman, la faceva ancora da padrone, quindi lui ha vissuto una fede comunque militante fin da piccolo, però in un mondo in cui sapevi che il cattolico era cattolico, l'anglicano era anglicano, il protestante era protestante, e, non so, l'ateo era ateo. Non c'era questa confusione, questo calderone intellettuale in cui è tutto un po' uguale, no? Questo relativismo, questo indifferentismo. Ma c'era una distinzione chiara di ruoli, di figure. La Chiesa era la Chiesa cattolica romana e lui veniva tacciato di essere un romano, un papista. Si chiamavano così, gli anglicani li chiamavano così, i cattolici, con disprezzo, i papisti, i romani. E lui dice, io sono un cattolico romano, fiero, orgoglioso, cioè, di essere romano. Questa penso che sia una chiave, una, non sarà l'unica senza dubbio. Lascio quindi la parola ai tuoi relatori che sicuramente sapranno illuminarci molto meglio su questo e altri temi relativi. Vi ringrazio. Bene, siamo entrati già nel vivo, diciamo, di questa questione e anche nel vivo della figura di Tolkien. Abbiamo parlato, Isacco ci ha parlato di grazia, ci ha parlato di fede autenticamente cattolica. Allora, mentre parlava, mi veniva in mente questo piccolo stralcio che vi leggo. Paolo Gulisano è l'autore della prefazione di questo bel libro, una prefazione che in poche pagine riesce a riassumere tantissimo di quella che è la sua conoscenza e di quello che è il suo studio su Tolkien e di quello che è appunto tutta la figura del mito e del logos di Tolkien. Allora, mentre Isacco parlava, mi veniva in mente questo spunto dove Paolo dice: non è esagerato, a mio avviso, parlare di Tolkien come un vero e proprio classico, come l'Omero cristiano del Novecento che ha saputo coniugare il mito e la grazia. Appunto, parlavamo di grazia. Allora, io mi chiedevo proprio questo. Una delle tante cose che si dice, Paolo, in giro, sarà capitato sicuramente anche a te, è questa sovrapposizione, no? Di tanti che pensano a Tolkien in realtà come un pagano, uno che ci ha parlato di paganesimo e non di cattolicesimo. Questo è il primo spunto su cui ti chiedo di fare una riflessione. E il secondo, siamo penso tutti convinti che Tolkien è stato un insigne medievista, lo dici anche tu appunto, un grande studioso del Medioevo, un grande riportatore di ciò che è appunto il mito del Medioevo, ma allo stesso tempo in un qualche modo nel Signore degli Anelli vediamo i grandi cavalieri che in questo caso sono solo gli accompagnatori dell'opera, diciamo, finale, del peso del fardello, ma questo fardello, l'anello di cui si parla Isacco, il male assoluto, è portato da un bambino. Ecco, ti chiedo anche una riflessione su questo. Bene, grazie, grazie per questa domanda così stimolante.
il mitos e il logos, appunto, questi sono i due, le due colonne attorno alle quali si sviluppa l'opera di Tolkien. Il mitos, che è la dimensione umana della domanda, il mito, mitos vuol dire parola, la parola che racconta, ma potremmo dire quasi in qualche modo la parola che domanda. Le mitologie sono sempre state l'espressione di una domanda, di una ricerca di un uomo, di un'umanità che è appunto alla ricerca di una risposta alle proprie domande, che è la ricerca di un Dio, perché i miti di tutte le mitologie possibili, già accennava prima Isacco, dai miti greci, i miti celti, eccetera, eccetera, i miti aztechi, i miti extraeuropei, i miti sono sempre questa espressione di una domanda: ma chi ha fatto il mondo? Chi ha fatto le montagne? Perché c'è il ciclo delle stagioni? Perché c'è tutto quello che noi vediamo attorno a noi? E invariabilmente il mito aveva come risposta la divinità, un Dio, un qualcuno più grande di noi, che è quasi un'esperienza elementare. È chiaro che noi non ci siamo fatti da soli, solo appunto le follie dell'illuminismo possono pensare che noi ci facciamo da soli. L'uomo ha sempre riconosciuto di essere creatura di qualcuno più grande. Nella modernità questo è andato smarrito, ed è incredibile pensare che sia stata la letteratura del fantastico, appunto, molti, io spesso incontro persone che dicono sì, d'accordo, mi sembra di capire che questo Tolkien va bene, era cattolico, eccetera, però so, queste storie di elfi, che c'entra poi con la realtà? Ecco, Tolkien semplicemente vuole che ci poniamo attraverso una lettura, attraverso una storia, ci mostra una realtà che chiede, che ci interroga. Lui non mette direttamente la risposta, no? Non c'è il Dio cristiano nel Signore degli Anelli, anche se ci sono tutta una serie di indizi che portano poi al Dio cristiano, che poi li troverete anche nel libro di Isacco. Vi ricordate, chi ha letto il Signore degli Anelli, in che giorno viene distrutto l'anello? Non c'è nulla di casuale in Tolkien, c'è una cura per il particolare, che prima diceva Isacco, a volte anche un po' fin troppo, no? Pensate che Tolkien descrive 99 tipi di erbe. Non è un caso, l'anello, ve lo ricordate in che giorno viene distrutto? 25 marzo, che è il giorno dell'incarnazione, è il giorno in cui il Logos, quindi la risposta alla domanda dell'uomo, si è fatta carne. E quindi in quel giorno l'anello viene tolto di mezzo, finisce il vecchio mondo, il mondo dei maghi. Infatti quando Gandalf se ne va ai porti grigi, agli hobbit gli dicono: ma perché te ne vai? Perché è finito il mio tempo, è finito il tempo dei maghi, degli elfi, è venuto adesso il tempo degli uomini. Il verbo entra nel mondo, il logos entra nel mondo, la risposta al desiderio dell'uomo entra nel mondo e si fa incontrabile. Allora, è vero che il Signore Anelli quindi è un libro, a me non piace assolutamente usare la categoria pagano, ma è un libro semplicemente pre-cristiano, o meglio, ci descrive un mondo pre-cristiano, quella terza era, dove comunque gli eroi di questa storia sono eroi cristiani, vivono in anticipo quella che potremmo anche dire l'etica cristiana, e lo si capisce da tutta una serie anche qua di indizi. Tolkien non ci ha dato, come dire, rispostine facili, perché Tolkien quasi invita il lettore disincantato di oggi, che non si fa più domande. Non ce ne facciamo più queste famose domande. Guardo l'amico Lewis in fondo in un quadro. Lewis, che era un grande amico di Tolkien, che era stato convertito da Tolkien, nelle sue cronache di Narnia, fa dire a un personaggio: ci fu un tempo in cui facevi domande perché cercavi risposte ed eri felice quando le ottenevi. Torna bambino, chiedi ancora. Ecco, Tolkien e Lewis hanno usato appunto il linguaggio del simbolo, che non è un giocare a fare i misteriosi, a criptare le verità, è appunto un spingere il lettore a porsi queste domande. Ci fu un tempo in cui facevi domande perché cercavi risposte. Questa è la condizione del bambino, visto che qua ci sono anche molti genitori giovani,
Vedrete tra poco, noi l'abbiamo già passato questa fase, ma i bambini che fanno tante, tante domande, che chiedono il perché. Questa è la dimensione del bambino, chiede domande, fa domande perché vuole conoscere ed eri felice, dice Lewis, quando le ottenevi. Vedrete i vostri bambini sorridere quando darete queste risposte. E poi Lewis aggiunge, torna bambino, chiedi ancora. Questa è la dimensione, secondo me questa è anche un po', forse un po' di spiegazione di quella pagina alquanto misteriosa del Vangelo, quando dice se non ritornerete come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli. Che è l'esaltazione della puerilità? No, semplicemente mantenete questa condizione di avere gli occhi aperti sulla realtà, pieni di stupore, pieni di domande. Se resterete così, con l'innocenza dei bambini, entrerete nel Regno dei Cieli. Per questo allora Tolkien ha realizzato questo mondo con gli hobbit, con gli elfi, eccetera. Perché appunto un'altra domanda che una volta mi sono sentito fare in un incontro era, ma vabbè, ma perché allora se voleva parlare delle cose belle, delle cose grandi che gli erano a cuore, perché non fare un bel romanzo storico? Non gli mancavano certo gli spunti nella sua Inghilterra, nel Medioevo, eccetera, eccetera. Ma proprio perché voleva andare ancora più a fondo. Non gli bastava raccontare, non so, episodi della storia inglese, del Medioevo, di Re Artù, eccetera. Voleva andare più a fondo, voleva andare alla radice appunto della condizione umana. Per questo ha realizzato un'opera mitica, no? Il mito è questa dimensione, poi in questo lo si incontra. E ha usato, vorrei anche dire, il linguaggio del simbolo proprio perché in fondo aveva dentro, nelle sue vene, quello che prima descriveva Isacco, cioè un certo tipo di cattolicesimo. Qual era questo cattolicesimo, quello di Tolkien? Era il cattolicesimo inglese. Noi purtroppo lo conosciamo poco, il cattolicesimo inglese. Guardiamo sempre l'Inghilterra come una nazione anche un po' inquietante, e lo è, per l'amor di Dio. Però io personalmente sono proprio affascinato dal mondo invece cattolico inglese, e da anni mi ci dedico letture, tempo, scritti, proprio perché prima di tanti altri popoli, prima di tante altre realtà, hanno vissuto, hanno subito un'aggressione ideologica, hanno conosciuto proprio le malattie, i virus mortali della modernità, e quindi hanno sviluppato prima gli anticorpi. È quello che troviamo quindi in Newman, già citato da Isacco, in Chesterton, in Belloc, in Benson e tanti altri. Una chiesa martire, quella di Inghilterra, non dimentichiamola, una chiesa che nel 1537 viene precipitata nelle catacombe, viene messa fuori legge. Quanti martiri in Inghilterra, a partire da quel Tommaso Moro che era un faro per Tolkien. Tolkien era un lettore di Moro, e potremmo quasi dire che un certo tipo di morale che c'è nel Signore degli Anelli deriva proprio da Tommaso Moro. Tommaso Moro era colui che non si era piegato alle pretese del potere di Enrico VIII, che aveva chiesto a Moro, che era il più insigne giurista in Inghilterra, era stato anche Lord Cancelliere, trovami le giustificazioni, tu che sei tanto bravo, visto che Roma mi dà parere negativo sul mio annullamento, perché attenzione, ci sono dei libri di storia, ci ripiangere. Enrico VIII voleva il divorzio. No, non voleva il divorzio, voleva l'annullamento. Oggi forse lo otterrebbe con una certa facilità, ma allora no, allora no. E Roma gli ha detto di no. Allora si rivolge a Moro, che era appunto il più grande avvocato d'Inghilterra, e dice, trovami tu le giustificazioni, i cavilli. E Moro gli dice, no, mio signore, il tuo matrimonio è perfettamente valido, non ti posso essere di aiuto su questo. Poi sappiamo che cosa fa, che razza di riforma, che razza di rivoluzione fa, e vorrebbe piegare ovviamente le coscienze. La coscienza di Tommaso Moro non si piega. E Tommaso Moro è anche, potremmo dire, l'inventore, ma questo è un punto di riferimento per Tolkien, è l'inventore della narrativa di immaginazione, perché nel 1516, 500 anni fa, scrisse la prima opera immaginaria, Utopia. Uno dice, ma come, un santo, un giurista, un padre di famiglia, uno scrive un'opera di fantasia, è la prima opera di immaginazione, è il capostipite della letteratura dell'immaginario, da cui viene anche poi, così come Utopia, potremmo dire anche La Terra di Mezzo, è un po' una sorta di terra immaginaria, quasi di utopia.
Ma Utopia di Tommaso Moro è appunto la terra dove si vive meglio perché vengono applicate le virtù naturali. Cioè, se l'uomo applicasse veramente le virtù, come vivrebbe meglio? E tra le virtù la principale è anche quella della verità, per cui Tommaso Moro non viene compromesso con la verità nei confronti di Enrico VIII. Sottolineo Utopia perché 2 anni prima dell'uscita di Utopia di Tommaso Moro, invece era uscita un'altra fondamentale opera filosofica e di politica, Il Principe di Machiavelli. E potremmo dire che Tommaso Moro e Machiavelli sono veramente l'uno il contrario dell'altro, con due logiche esattamente opposte. La logica di Machiavelli, che è riassumibile nel suo famoso slogan «Il fine giustifica i mezzi», è esattamente il contrario di quello che dice Tommaso Moro. Il fine non giustifica mai i mezzi. E questo lo troviamo in Tolkien. L'uso dell'anello. Non si può fare uso dell'anello. Lo spiega poi bene anche Isacco. Non si può fare un uso buono dell'anello. L'anello è male, l'anello è corruzione. Non si può venire a compromessi. Questo è il cattolicesimo di Tolkien, il cattolicesimo che affonda le sue radici nei martiri, in Tommaso Moro, in quelli che avevano appunto difeso fino all'effusione del sangue la verità. Non si può cedere sulla verità, non si può venire a compromessi. Nessun compromesso, il fine, fosse anche buono, non giustifica mai i mezzi. Per cui combattere Sauron con l'anello, no, è la tentazione che viene a Boromir. Ma poi Boromir fallisce, ma poi capisce anche il suo errore. Non puoi affrontare il male con i suoi stessi mezzi, con i suoi stessi metodi. E allora questo è il, diciamo così, la base della visione di Tolkien, questo cattolicesimo inglese martire che ha sopravvissuto 300 anni nella clandestinità, dove le messe venivano celebrate nelle case private, di nascosto, di notte, nei cimiteri. E per 300 anni, fino alla metà dell'Ottocento, venne mantenuta viva questa piccola luce della fede contro tutto e contro tutti. Poi a metà dell'Ottocento, appunto, Tolkien nasce quando il cattolicesimo è stato appena sdoganato, reso legale, ma solo perché nel 1850, pensate che la gerarchia in Inghilterra viene ricostituita, perché il potere aveva finalmente concesso la libertà al cattolicesimo, ha detto: ma si venite pure fuori dalle vostre catacombe, tanto non fate più paura a nessuno. Ma chi volete che creda alle vostre favolette, dalla transustanzazione del pane alla verginità di Maria? Ormai la storia vi ha spiazzato, quindi venite pure fuori, occupate il vostro posticino dalla società. E invece appunto il cattolicesimo emerge dalle catacombe con ancora tantissimo da dire. Newman, che appunto è stato il maestro in qualche modo di Tolkien, no? Anche se Tolkien non l'ha conosciuto, non l'ha incontrato, ma si è abbeverato alle sue forme, è stato a scuola dai padri filippini, oratoriani, e quindi è lì, dice: no, deve nascere, nascerà una nuova primavera della Chiesa. Allora era questo che aveva dentro, anche questo senso del sacrificio, l'eroismo che c'è nel Signore Anelli, non è l'eroismo di tanta altra magari fantasy, non ci sono i barbari grandi e grossi alla Conan, eccetera. Chi sono i più grandi eroi del Signore Anelli? Dei piccoli, degli umili, gli hobbit, certo, ci sono anche i cavalieri, ci sono gli elfi, belli, ma chi è colui che porta l'anello, un piccolo, la virtù appunto dell'umiltà, la virtù anche del nascondimento? Gandalf dice appunto: gli occhi dei grandi sono rivolti spesso altrove, e quindi non possono notare qualcosa di così piccolo e così umile come Frodo e Sam che portano l'anello. È così che daremo scacco a Sauron, dice al consiglio di Elrond. Ecco, vedete allora davvero quanta sapienza cristiana ci sia in questa storia apparentemente pre-cristiana. C'è dentro tutto, appunto, c'è dentro il concetto di eroismo cristiano. L'eroismo cristiano non è quello di chi sopraffa l'altro, di chi... L'eroismo cristiano è quello che vince perché sa sopportare più a lungo il dolore. È l'eroismo del sacrificio. Se ci fate caso, tutti gli eroi del Signore Anelli diventano tali, diventano grandi attraverso un sacrificio, attraverso una rinuncia di qualcosa. Arwen rinuncia all'immortalità, addirittura a un certo punto Gandalf rinuncia alla vita stessa quando dà la vita per i propri amici nelle miniere di Moria. Quando sono lì davanti a un nemico spaventoso come il Barro, potrebbe dire: scusate ragazzi, copritemi le spalle che devo andare avanti io, che sono l'unico che può affrontare Sauron con qualche possibilità di successo. No, invece no, si preoccupa di mettere in salvo i suoi amici e poi affronta il Barro
Quindi anche lì vedete, è cristianesimo, non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Il Signore Anelli è impregnato di questo simbolismo. Ripeto, forse anche perché i 300 anni di persecuzione avevano insegnato ai cattolici inglesi questo, trasmettere la propria fede non nella segretezza, non con i codici, ma con una prudenza di fronte a un mondo che ci odia e ci vuole annientare. Allora il Signore Anelli è questa testimonianza di un eroismo diverso, e per questo appunto Testano mi chiedeva questo. Certo, l'eroismo più eclatante è questo qua degli umili, ed anche l'eroismo di chi diventa grande, di chi cresce. Penso oltre che al Signore Anelli allo Hobbit. Alla fine dello Hobbit, quando c'è l'episodio in cui, il momento in cui Thorin, scudo di quercia, il re dei nani, sta morendo, e Bilbo gli è accanto, e Bilbo esprime tutto il suo dolore per l'amico che sta morendo, Bilbo esprime anche quest'altro tipo di dispiacere, di non essere quello che non è. Dice: se io non fossi un hobbit piccolo, senza grandi virtù, guerriere, io, amico mio, ti avrei salvato. E invece la risposta di Thorin è straordinaria, ed è un invito a ciascuno di noi, perché Thorin gli dice: no, Bilbo, c'è in te più di quanto tu stesso non sappia. Ecco, tutta la, come dire, la cultura moderna, tutta l'ideologia moderna ci vuole far credere che l'uomo è robaccia, insomma, al massimo possiamo solo divertirci, siamo pieni di debolezze, eccetera. Quindi, ma sì, fin quando siamo sulla terra, almeno divertiamoci. E invece Tolkien ci dice: noi siamo fatti per grandi cose. C'è in te più di quanto tu stesso non sappia. Tiralo fuori, o meglio ancora, fallo tirare fuori. Affidati a una guida, a un mentore, a un maestro come Gandalf, che tirerà fuori il meglio di te. Tolkien ci invita anche, appunto, a praticare una virtù. Dicevo, appunto, ci sono virtù cristiane in questo libro, una virtù che oggi è dimenticata e che molto spesso, appunto, anche in chiesa non viene, dagli uomini di chiesa non viene citata, ed è la magnanimità. Se un prete parlasse dal pulpito di magnanimità, istintivamente porteremo le mani al portafoglio, perché vuol dire che ci sta chiedendo di tirare fuori dei soldi. Magnanimità non è il sinonimo di generosità. Magnanimità, proprio etimologicamente, vuol dire grandi cose. Siamo fatti per grandi cose. Quindi un misto di umiltà, partire, stare coi piedi per terra, gli hobbit i piedi per terra ce li hanno, e come, non portano neanche calzature, e, ma allo stesso tempo coniugare l'umiltà con la magnanimità. Non siamo fatti per cose meschine, siamo fatti per grandi cose, siamo fatti per grandi imprese. C'è dentro di noi la possibilità di essere eroi, e quindi dobbiamo, come dire, vivere la vita come compito. Questo è il nostro compito, il compito a cui siamo chiamati. Tolkien tutto questo lo sapeva, l'aveva vissuto. Appunto, l'opera di Tolkien non è distinguibile, come diceva prima Isacco, dalla sua vita. E lui stesso aveva vissuto tutto questo, aveva vissuto anche l'eroismo di affrontare la perdita del padre, la perdita della madre, la discriminazione perché era cattolico, eccetera, eccetera. E quindi ha vissuto tutto questo, e tutto questo in qualche modo ce l'ha mostrato nella sua opera. Quindi davvero opera e vita vanno davvero insieme, non possiamo capire l'una senza l'altra. Grazie Paolo per questo bellissimo intervento che ha risposto pienamente a tutte le mie domande. Vorrei ora soffermarmi su un passo di questo libro molto interessante. Isacco, durante questa narrazione, si sofferma a parlare di un tremendo vizio, che è il vizio dell'accidia. Ci dedica un capitolo intero. Un capitolone intero a questo vizio dell'accidia, che chiaramente fa descrivere a chi l'ha visto meglio, diciamo, nel Signore degli Anelli, che sono Merry e Pipino, i due piccoli hobbit, Merido, Brandybuck e Peregrino tutti, che appunto hanno passato del loro tempo, essendoci capitombolati, con gli Ent, particolarmente con Balbalbero, questo capo, il vecchio saggio degli Ent, queste creature formidabili che in un qualche modo avrebbero tanto, e poi hanno tanto, aiutato la battaglia contro il male, la battaglia contro Sauron e contro Sauron. Ora,
c'è un passaggio molto interessante che vorrei brevemente leggervi, dove Isacco dice: sopraffatti dal demone dell'Accadia o Accedia, queste creature dotate di una forza straordinaria, si riferisce appunto agli Ent, non rispondono più a nessuna legge morale e possono mutarsi al contempo in potenti alleati contro il nemico o suoi servi contro i di lui avversari. Ma questo atteggiamento, per così dire, di suicidio interiore, quale il vizio della ciglia, è una tentazione contro cui tutti noi dobbiamo confrontarci, un nemico che si cela nel nostro cuore e che fortemente ci aggredisce quando il peso dei nostri doveri si fa più gravoso. È il vizio che ci spinge a fuggire alla croce, ci distoglie dall'adempiere con costanza la volontà di Dio, un demone che ostacola la perseveranza nel bene e ci trascina verso il quietismo, ispirandoci nel cuore immagini e sensazioni illusorie di una pace interiore che hic et nunc ci pare di non possedere. Ora, a me questa cosa colpisce molto e mi viene in mente una correlazione, mi viene obbligatoria una correlazione con cui vorrei parlare, a cui vorrei parlare e vorrei sentire parlare Alessandro, che di recente, abbastanza recentemente, ha scritto un libro molto interessante che è qui peraltro, quindi chi volesse prenderlo approfitti, perché è qualcosa di davvero molto bello, scritto con padre Serafino Tognetti, padre Pio, santo eremita. Alessandro in questo libro ci parla di padre Pio come una figura legata in un qualche modo. Mi ha sorpreso in effetti un collegamento quasi ovvio, ma su cui nessuno si ferma mai a riflettere. Cioè, un francescano che in realtà ha tantissimo, Alessandro ci spiega, anche il padre Serafino, dell'eremita, pur essendo un francescano che vive in convento, insomma in comunità. Allora mi chiedevo, collegando queste due cose, chiedo a Alessandro se di questo vizio della ciglia di cui si parla Isacco c'è un collegamento anche con la patristica, con padre Pio se vogliamo, ma anche con la patristica, con i primi padri del deserto, che sicuramente tanto dei vizi hanno parlato e tanto hanno provato anche sulla loro pelle per combatterli, per sradicarli in maniera forte. Chiedo, faccio questa provocazione, diciamo, ad Alessandro. Tanto bene, buonasera. Non è una provocazione, nel senso che il mondo del Signore degli Anelli è un mondo diciamo sostanzialmente, Paolo ha usato il termine precristiano per dire che racconta un qualche cosa che non ha la forma tipica del romanzo cattolico, del romanzo cristiano. Allora, però qui bisogna intenderci, perché purtroppo noi ci troviamo di fronte a troppi cristiani, cattolici, anche ben quadrati, per i quali se in un romanzo non c'è uno che va a messa tutte le mattine e dice un romanzo tutti i pomeriggi, quello non è un romanzo cattolico. Allora, intendiamoci bene, quello che noi abbiamo visto adesso, io non sto a ripeterlo perché l'hanno già detto loro due e quindi è molto chiaro, è un romanzo naturalmente cristiano, cioè per sua natura è cristiano. Allora, se vogliamo, non è cristiano per grazia, perché non viene raccontato ancora tutto quello, l'incarnazione, ma è questa cosa qua. E quello che a me ha sempre colpito del Signore degli Anelli, io ho fatto la tesina della maturità a suo tempo sul Signore degli Anelli, tantissimi anni fa. Ci dici quanti adesso? Com'è? Ci devi dire quanti adesso? Non me lo ricordo. Sei 78. La discussa con Lewis. Sì, Lewis era il mio piccolino. Quindi ragioniamo su questa cosa, e ovviamente quando si parla di letteratura cristiana e Tolkien si pensa alla letteratura medievale, alle storie medievali, ed è vero. Però c'è un mondo che è esistito veramente, e quindi non nei romanzi, non nei racconti, non nelle fiabe, che è il mondo del Signore degli Anelli, e sono i primi secoli cristiani nei deserti della Tebaide e di Scete. Il mondo dei padri del deserto è un mondo popolato di personaggi del Signore degli Anelli. Se voi mi prendete i scritti detti del padre del deserto e ne leggete qualche sprazzo,
vi trovate di fronte a personaggi, oserei dire, ancora più straordinari di quelli che si trovano nel Signore degli Anelli. E oggettivamente è vero, come diceva Isacco prima, che Tolkien non ha inventato niente. I personaggi non... Tolkien ha inventato poi un mondo, ha inventato addirittura delle lingue, quindi ha fatto una cosa veramente straordinaria, ha inventato un mondo che però è popolato di tutto ciò che ha costituito la sua fede, i principi, i riti, i simboli, gli uomini. Questi personaggi sono gli uomini che vengono raccontati e che troviamo nella letteratura cristiana di quel periodo, che parla di quei tempi. E quella letteratura cristiana in particolare ha una caratteristica che poi pian piano si è persa e non si è più trovata, e che era una letteratura, una narrativa, un approccio spirituale, una spiritualità, un modo di vivere la fede, la liturgia integrale, e che parlava di tutto l'uomo. Poi pian piano questo modo di parlare di tutto l'uomo è andato perso, e si è parlato sempre più di singoli spezzoni dell'uomo, e non solo oggi. Ma parlando di tutto l'uomo, parlava dello spirito, della vita spirituale dell'uomo, del suo essere religioso, e parlava dei suoi problemi fisici e psichici. Quindi quando tu prima parlavi della Cilia, o meglio dire Acadia, parli, e Isacco ne parla nel suo libro, una delle parti che mi sono interessate di più, si parla di qualche cosa che in quegli anni, in quei secoli, quindi dal terzo al sesto, settimo secolo, era pane quotidiano, perché il parlare della vita dell'uomo voleva dire parlare della spiritualità e dello spirito dell'uomo, voleva dire parlare della difficoltà nell'acquisire l'azione dello Spirito Santo. Quindi voleva dire parlare delle difficoltà che l'uomo incontra nel diventare sempre più cristiano. Quindi voleva dire parlare dei vizi. E uno dei vizi era l'Acadia, vuol dire Evagrio Pontico, che è uno dei più grandi padri che parlano di questo tema, si è esibito a lungo sul vizio dell'Acadia, della lascivia, cioè della difficoltà dell'azione spirituale. Ma questo è solamente un esempio. Penso all'Ira. L'ira, allora, padre ci insegna, poi non è quasi più stato detto, ci insegnano che l'irascibilità di sé è una virtù, nel senso che se viene utilizzata contro il male, essere irascibili è molto bene. L'irascibilità può diventare un vizio tremendo nel momento in cui viene orientata male, nel momento in cui viene orientata contro il proprio prossimo e non contro il proprio peccato, non contro il peccato, soprattutto contro il proprio. E che cosa accade? E qui vediamo, penso che chi non ha letto magari il romanzo ma ha visto il film, ricorderà, perché nel film è raccontata molto bene, in modo anche abbastanza spaventoso, il momento in cui Bilbo, prima di lasciare l'anello, ha quello scatto tremendo nei confronti di Gandalf, in cui diventa addirittura mostruoso. E quello lì è la descrizione straordinaria dell'uomo che cede all'irascibilità in modo cattivo. E attenzione, non si tratta, poi lo racconta Boromir, per esempio, quando cerca di strappare l'anello a Frodo, cade ancora in questo vizio che poi diventa un peccato. E che cosa produce questo? Produce un effetto tremendo, perché l'ira cosa ti porta a fare? E ripeto, Tolkien lo spiega benissimo, ti porta a sostituire l'oggetto naturale e soprannaturale della tua adorazione, cioè Dio, con l'oggetto della tua ira. Per cui nel momento in cui tu poi vai a pregare, pensi alla persona che odi, pensi alla persona con cui hai astio, pensi alla persona con cui hai litigato, invece che pensare a Dio. Credo che questo sia capitato a tutti, a me capita. Quindi questo è un insegnamento solo cristiano.
non c'è nessun insegnamento pagano, paganeggiante, ateo, ateggiante, quello che vogliamo, che insegna questo. Il Cristo è profondamente, assolutamente cristiano. Un altro aspetto che mi colpisce, e poi qui voglio leggere un brano di Tolkien che riporta Isacco, è straordinario. Isacco di Ninive, padre del VII secolo, che viene usato spesso, soprattutto adesso, a sproposito, parlando che Isacco di Ninive è il padre, il santo della misericordia, ma Isacco di Ninive spiegava benissimo che è vero che l'amore di Dio è la cosa più grande che ci sia e che non morirà mai, nei confronti di tutti, anche nei confronti dei dannati, e dice l'amore di Dio c'è anche all'inferno, ma attenzione, dice Isacco di Ninive, l'amore di Dio per chi sarà in paradiso sarà godimento, per chi sarà all'inferno sarà dannazione. Quindi bisogna raccontarla tutta. Ma Isacco di Ninive, a un certo punto, quando i suoi discepoli, comunque le persone che lo vanno a visitare, continuano a chiedere: ma qual è il momento cruciale del cristiano? Quando è che è veramente cristiano e perfetto? A un certo punto lui si stanca e dice: beh, il momento cruciale è il momento nel quale tu, vero, non un tu generico, ami il tuo nemico. Cioè l'amore per i propri nemici è il vertice della vita del cristiano. E il Signore degli Anelli, che è un libro pieno di battaglie, pieno di guerre, pieno di duelli, è costellato da parte di chi si batte per il bene, di persone che nonostante tutto, nonostante la battaglia, amano il proprio nemico. Allora, vorrei focalizzarmi un secondo, poi chiudo, sulla figura di Gollum. Credo che a me è capitato, leggendo le prime volte il Signore degli Anelli, l'ho letto più volte perché, anche se è un po' faticoso, devo dire che poi non si smette più. Veramente, il Signore degli Anelli è uno di quei libri che non vorresti mai finire. Finisci, ci vuole molto finirlo, ma non vorresti mai averlo finito. Perché quando arrivi in fondo dici: che bello se il mondo fosse veramente così. Dicevo, la prima volta che mi sono imbattuto, anche la seconda, forse anche la terza, nel momento in cui Frodo se la prende con Gollum e vorrebbe ucciderlo, e Gandalf gli dice: tu non puoi farlo, gli spiega, perché tu non hai dato la vita e tu non gliela puoi togliere. Ma in realtà questo è veramente il mostrare l'amore per il proprio nemico, cioè l'amore per colui che potrebbe ucciderti. E che cosa accade? Accade che proprio questo amore per il proprio nemico, cioè il non uccidere Gollum quando l'ira ti avrebbe portato a farlo, è ciò che permette alla fine di arrivare alla distruzione dell'anello. Senza Gollum, cioè senza il male portato insieme a sé, il peccato degli altri portato insieme a sé, non ci sarebbe la soluzione. Non ci sarebbe la soluzione di questa storia. Non ci sarebbe la distruzione dell'anello del potere del peccato. E questo è credo veramente il vertice dell'insegnamento, uno dei vertici dell'insegnamento del Signore degli Anelli. E vi voglio leggere questo brevissimo brano, perché a un certo punto qualcuno chiede a Tolkien di spiegargli la figura di Gollum. Io non vi sto a leggere tutto, però a un certo punto, allora, bisogna almeno sapere che Gollum arriva fino con Frodo fino a Montefato, dove poi viene distrutto l'anello, e l'anello viene distrutto perché Gollum tenta fino all'ultimo di rubarlo a Frodo, e in questa operazione cade dentro Montefato e l'anello viene distrutto. E parla di situazioni come queste, Tolkien ne parla come di situazioni sacrificali, dice: situazioni sacrificali le chiamerei, cioè posizioni in cui il bene
il bene del mondo dipende dal comportamento di un individuo in circostanze che gli richiedono sofferenza e sopportazione oltre la norma. Inoltre, può succedere, o sembra dal punto di vista umano, che richiedano una forza fisica e morale che lui non ha. In un certo senso lui è votato al fallimento, condannato a cadere in tentazione oppure a cadere oppure cedere alla pressione contro la sua volontà. Questo va contro ogni scelta che lui potrebbe fare o avrebbe fatto se libero, non sotto costrizione. Allora, questo è esattamente il volere il bene del nemico ed è quello che nel linguaggio cristiano si chiama riparazione. C'è un libro bellissimo di Don Diego Bassotti, un libretto piccolissimo che si chiama Mistica della riparazione, che vi consiglio di leggere, che parla esattamente di questo. Il cristiano deve diventare il peccato degli altri. È una cosa sconvolgente, è impressionante, è tremenda, ma a questo siamo chiamati, perché il nostro modello questo ha fatto, cioè Gesù Cristo. Frodo, che non uccide Gollum, e che poi lo difende anche dalle angherie di Sam, durante il cammino verso Montefatto, fa esattamente questo. E non c'è niente di più cristiano e di meno pagano di questo. Cioè, dare la propria vita per l'espiazione degli altri è straordinario. Chiudo con un altro esempio che riporta sempre quel periodo. Non siamo qui nel deserto della Tebaia di Discete, siamo in Italia, in Calabria, San Nilo di Rossano, fine del primo millennio, quindi muore nel 1004. San Nilo era un monaco basiliano della Calabria che aveva recepito la tradizione bizantina presente in Italia e aveva fondato una serie di piccoli eremi, poi dei monasteri. E nel 980-81, quando sull'onda delle invasioni dei saraceni, si muove verso nord con i suoi monaci, sono una sessantina, e essendo lui amico dei monaci benedettini, arriva fino a Monte Cassino, dove viene ospitato e gli danno poi un monastero. La cosa straordinaria è questa. Allora, voi monaci di benedettini di quel periodo erano ormai diventati veramente una potenza impressionante. Erano vestiti benissimo, celebravano benissimo, facevano dei riti straordinari, ma si erano forse un po' imborghesiti. Mancava qualche cosa. I monaci di San Nilo erano degli straccioni che non finivano più, erano poverissimi, non avevano più niente. Quando questi monaci arrivano in vista di Monte Cassino, l'abate sa che stanno arrivando e raccoglie tutti i suoi monaci per accoglienza a questi fratelli che stanno arrivando. Erano i monaci di Monte Cassino, i monaci, i conversi, i ragazzi, erano qualche centinaio, e si mettono sulla strada che arriva da giù, sale verso il monastero, su due ali. Arrivano i monaci guidati da San Nilo, sono una sessantina, e vedono, veramente sono degli straccioni, ma sono le cronache che lo raccontano. I monaci benedettini vedono in questi fratelli monaci quello che erano stati i loro progenitori, San Benedetto e i suoi primi monaci. E c'è qualcosa di straordinario in loro che gli fa rendere conto di ciò che sono diventati, ciò che erano prima e ciò che non sono più. Ma la cosa più straordinaria è questa: al passaggio dei monaci di San Nilo, tutti i monaci benedettini malati guariscono. Guardate, è una cosa impressionante, è raccontata nelle cronache sia del monastero sia nelle vite di San Nilo.
A me questo momento qui, questo episodio qui, ricorda in certi momenti del Signore degli Anelli l'arrivo degli elfi, che sono coloro che anche guariscono le ferite altrui. E anche questo è un dare qualche cosa di sé per il bene degli altri, che non è l'eroismo pagano, ripeto, non è l'eroismo non cristiano, è veramente l'essere cristiano che consiste nel sentirsi qualche cosa di meno e nel sentirsi giustamente qualche cosa di meno rispetto agli altri. È perché l'umiltà, che citava prima Paolo, è esattamente questo, è il sapere di non meritare niente. Allora, e chiudo, Tolkien ci racconta esattamente questo, è un mondo fatto di eroi che sanno di non esserlo. Non so come dirlo diversamente, può sembrare contraddittorio, ma è esattamente questo, cioè un mondo dove ha luogo, dove abita, dove ha sussistenza l'umiltà, che credo sia la virtù, ripeto, parlo sempre per me, più difficile da esercitare. Tornerei un attimo a Isacco. Adesso sono aperte tante porte, quindi si potrebbe parlare di ogni cosa, ma sempre sfogliando il libro, c'è una cosa che avevo in mente di chiedergli sulla figura di Sam Visegenji. Tu dedichi un lungo capitolo e lo chiami uno strano cireneo, no? Questo amico per eccellenza di Padron Frodo, il giardiniere di sempre, diciamo, che lo accompagna appunto in questa, sicuramente in questo grosso peso, in questa salita verso questo calvario dove poi il male viene distrutto una volta per tutte. Ecco, perché uno strano cireneo, ti chiedo? È una buona domanda e voglio, diciamo, collegarla con un pensiero che mi è venuto ascoltando sia Paolo che Alessandro adesso, mentre si parlava degli Hobbit, dell'umiltà con cui ha chiuso il suo intervento Alessandro, perché vi faccio una domanda: quali sono i personaggi che sono in comune con il Signore degli Anelli e con tutti gli altri libri fantasy posteriori al Signore, quelli contemporanei, non so, un Terry Brooks, un Harry Potter o molti altri? Io non ho più letti perché dopo mi sono fermato e ho smesso, diciamo, di leggere quella letteratura. Però quali sono queste figure mitiche, fantastiche, che sono presenti in tutti i libri? Quasi tutti. Gli elfi, i nani, gli orchi, i nani, i troll. Cos'è che non hanno in comune invece con il Signore degli Anelli? Qual è il personaggio che manca negli altri libri, che non c'è più stato? L'Hobbit non c'è più, finito. Cioè, cosa hanno preso? Chiaramente, come dici, poi ho scritto pure nel libro, ma una cosa banale, se vogliamo, no? Cioè, che questi personaggi, elfi, orchi e troll, non li ha inventati completamente Tolkien. Gli ha dato una veste nuova in un certo senso, però non li ha inventati lui. Lui ha inventato l'Hobbit. Il fantasy, così, diciamo, successivo a lui, ha continuato a fare uso di questi personaggi fantastici, gli elfi, gli orchi, i troll, eccetera, eccetera, ma non ha lasciato gli Hobbit. Perché? Perché non è stato utilizzato l'Hobbit? Perché? Per quella cosa, la stessa cosa diceva adesso Alessandro, cioè il fatto che è l'umiltà. L'Hobbit è l'immagine, l'incarnazione dell'umiltà che l'uomo deve incarnare nella sua vita. L'uomo, il cristiano per eccellenza, in maniera particolare. Questo è quello che non va giù al mondo. È questo che non piace, è questo che non si può accettare, è questo che non si può replicare. Non è semplicemente perché l'ha creato Tolkien, quindi non lo tocchiamo perché è una sua creazione, una sorta di sacro timore, perché tutto il resto è stato preso. Quello che invece non è stato più utilizzato per nessun racconto, non c'è stato uno scrittore che dice: ok, questo personaggio dell'Hobbit è buono, è utile, lo posso utilizzare per un'altra storia, ok, successiva, un altro libro, ok, che ha per protagonista l'Hobbit. No, nessuno ci ha mai pensato a fare una cosa del genere. Perché l'Hobbit è inutile, l'Hobbit è stupido,
L'Hobbit non ha virtù, non è un guerriero, non è un sapiente, non è... È quello che dice San Paolo. Guardandoci tra di noi, nella nostra comunità, nella Chiesa, dice San Paolo, non mi sembra che tra di voi ci siano tanti sapienti, tanti ricchi, tanti no... Cioè, non mi sembra che voi siate così elfici, in un certo senso. Non ci sono tanti elfi tra di voi, eh? Siamo degli straccioni, come diceva appunto Alessandro. Siamo dei poveracci. Ma dove andiamo? Ma dove andiamo? Cioè, l'Hobbit, e per questo cerco di rispondere alla domanda di Cristiano, Sam Vise Gamgee, lo strano cineo, è l'Hobbit per eccellenza. Più di Frodo. È ancora un po' più stupido di Frodo, se vogliamo, con tutto il rispetto per Sam, che è un personaggio che io amo moltissimo e che anche Tolkien amava moltissimo, è il personaggio della... diciamo il vero protagonista, di fatto. Tolkien fa finire il libro a Sam Vise. Sam Vise chiude il libro. Un hobbit, padre di famiglia, vita banale con i suoi due bambini hobbit, e conclude il libro con sono tornato, conchiusa la sua storia. Però è l'immagine e il modello di noi tutti cristiani, che non abbiamo virtù o qualità, e chi ce l'ha, per grazia di Dio, deve sempre ricordarsi che tutto, come dice sempre San Paolo, cos'hai tu che non hai ricevuto? Se sei bravo, se sei intelligente, hai delle virtù, hai delle qualità, sei versato in una materia, in una disciplina, sai fare delle cose, da dove ti sono venute queste capacità? Chi te le ha date queste capacità? Perché se cominci a pensare che mi sono dato da solo, farò la fine di Saruman, di Denethor, eccetera, eccetera. Cioè della perdizione. Mi vorrò impossessare di quello che ho ricevuto. San Paolo dice, ma tu cos'hai che non hai ricevuto? A partire dall'esistenza. Chi te la dà l'esistenza? Chi te la dà la vita? I tuoi tratti somatici, da chi te l'ha dati? Da chi li hai ricevuti i tuoi tratti somatici? Il tuo carattere, la tua indole? A chi assomigli? Non ti sei fatto da solo. Quindi, cioè, l'Hobbit per eccellenza è Sam Vise, uno strano cireneo, io per rispondere a Cristiano, perché di fatto è colui che, e questo è un po', se vogliamo, quello che si vede anche nel film, che è fatto, penso, a mio avviso, molto bene. Cioè che Sam Vise è quello che non può prendere su di sé il peccato, come tutti di fatto. Non può assumersi lui il peso di portare l'anello. In nessun momento, se non quando Frodo viene, diciamo, avvelenato, addormentato dalla ragna Shelob, e quindi lui prende l'anello per un pochino, ma soltanto per conservarglielo in quel momento. Ma se no, neanche Sam Vise può, perché non gli è stata data questa missione, non spetta a lui questo compito di portare l'anello, di portare il fardello, il peccato, la croce. E così Cireneo non porta la croce, porta Gesù. Su questo bisogna, secondo me, rifletterci un po'. Secondo me il Cireneo non porta la croce. Se portasse la croce sarebbe lui il Redentore. Se portasse la croce sarebbe lui il Redentore. Simone di Cirene sarebbe il Redentore. Simone non porta la croce, porta Gesù. Questo si vede molto bene nel film della Passione di Cristo di Mel Gibson, che vi invito ogni volta a rivederlo ogni anno. Me l'ho preso questa abitudine di vedermelo durante la Quaresima, la Passione, di rivedermela. Perché quella scena in cui Simone di Cirene viene preso a forza e viene messo accanto al nostro Signore per portare la croce, deve portare sotto braccio Cristo, deve sostenere Cristo, ma non porta la croce al suo posto. Questo è quello che in qualche modo dobbiamo fare noi, che ci viene detto, i santi ce lo dicono chiaramente. San Cristoforo è l'immagine di un altro cireneo. San Cristoforo porta Cristo sulle spalle, e lo aiuta ad attraversare il fiume, questo bambino misterioso che lui vede apparire e che gli chiede di portarlo, di traghettarlo dall'altra parte del fiume. Questo bambino porta su di sé il mondo, sostiene il mondo. Noi non sosteniamo il mondo, non possiamo sostenerlo noi il mondo, però possiamo sostenere colui che porta il mondo. Dobbiamo essere dei cristofori, Cristoforos, cioè colui che porta Cristo. Per questo, in certo senso, Sam Vise è un cireneo, ma un cireneo nel senso che porta Cristo, non porta la croce. Grazie. Alessandro prima esordiva giustamente dicendo uno scritto, insomma un testo, un romanzo, una fiaba deve essere
per essere autenticamente cattolico deve parlare o quello che l'ha scritta deve andare tutti i giorni a messa drasticamente, oppure deve esserci la messa in mezzo. No, proprio deve esserci dentro, perché esatto. Non che ne andava a messa tutti i esatto. giorni. Esatto. Ebbene, io andavo su Paolo e quindi gli chiedevo, al di là di questo che Tolkien appunto si era dentro, come ci dice Alessandro, ma Tolkien in un certo senso non solo era avverso tutto quello che era modernismo, insomma, queste nuove correnti, anche teologiche, se vogliamo, liturgiche, sappiamo che rispondeva, continuava a rispondere a voce alta in latino, nonostante le riforme e quant'altro, ma era anche avverso alla modernità in quanto tale, mi sembra di capire, posso capire. Quindi ti chiedo, possiamo parlare di Tolkien come uno degli ultimi veri autentici uomini tradizionali nel senso proprio vero, cioè della quotidianità, dell'aria che respirava tutti i giorni, della sua impostazione, che forse l'uomo moderno ha perso di gran lunga? Sicuramente sì. Tra l'altro, essere un uomo della tradizione in Inghilterra e della tradizione cattolica non è facile, perché la riforma distrusse le chiese cattoliche, non tutte però, alcune se le prese, se le sequestrò. Molte delle antiche cattedrali medievali in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda sono diventate cattedrali protestanti, quelle che gli piacevano di più appunto, quelle magari anche i cui vescovi apostatizzavano, diventavano anglicani, perché appunto, se vogliamo, poi anche questo aspetto c'è nell'opera di Tolkien, il dramma, l'ombra scura della apostasia, cioè ci sono eroi del sacrificio e apostati che per comodità passano dall'altra parte. Questo quindi era perfettamente nella consapevolezza di Tolkien. Quindi molte cattedrali inglesi, anglicane, se qualcuno di voi la visitate, presentano una vera e propria pompa esteriore, cioè la bella cattedrale gotica, pensate appunto all'abbazia di Westminster, all'abbazia di Canterbury, eccetera, no? Una bella, splendida pompa esteriore, dentro tutte le bandiere dei reggimenti britannici, eccetera, eccetera, ma manca la cosa più importante, manca il Santissimo Sacramento. Invece i cattolici, appunto, quando uscirono, come dicevo prima, dalle catacombe, costruirono delle povere chiese, a partire dalla metà dell'Ottocento, che quindi potremmo dire non hanno quella bellezza esteriore di una tradizione come quella britannica, quella dei reggimenti, delle imprese, delle cose. Quindi è anche in una condizione di umiltà, un'umiltà umiliata, se mi consenti questo gioco di parole. E allora capisci che la tradizione è qualcosa di più che le bandiere dei reggimenti, che le guglie gotiche con dentro il vuoto, con questa assenza. Infatti Tolkien, in una sua bellissima lettera a uno dei suoi figli, diceva: tu non dimenticare mai che l'essenziale, il cuore della nostra fede è il Santissimo Sacramento. Allora è su quello che si fonda questa forte consapevolezza di che cos'è la tradizione in Tolkien, che a volte è anche riassumibile in quella famosa frase molto nota, che dice: le radici profonde non gelano, o meglio, letteralmente in inglese, non sono raggiunte dal gelo, le radici profonde. Può anche capitare che la terra subisca l'aggressione del gelo, del freddo, che il seme apparentemente muoia, ma non muore, le radici profonde appunto non sono raggiunte. Quella è la fonte della tradizione. Tra l'altro questa citazione è di un passaggio in cui si parla della poesia del re che ritorna, perché appunto nel Signore degli Anelli ci sono quasi due imprese da compiere, due cerche. Una è quella cerca al contrario, per cui non c'è da raggiungere l'oggetto potente, magico, sacro, come in tanta narrativa appunto leggendaria, epica. Pensate a tutti i racconti del Sacro Graal, no? C'è un oggetto magico che bisogna raggiungere, conquistare, passare attraverso prove, eccetera. Qui no, è fin dall'inizio dato agli eroi, ma non può essere usato, come abbiamo detto. E quindi è una cerca al contrario. È, in termini anche teologici, un ablazio, una rinuncia progressiva, fino alla rinuncia suprema. Questo oggetto ce ne liberiamo, ci dobbiamo liberare
dal male. Ma al contempo c'è anche un'altra cerca, che è quella della restaurazione della regalità, della regalità di diritto. Aragorn ha diritto a regnare, e quindi con tanta fatica, perché anche lui è, come dire, prostrato, sente anche il peso del fallimento dei suoi avi, e anche questo è tradizione, essere consapevoli di quello che è accaduto, anche del male che è accaduto. Aragorn lo sa che i suoi antenati hanno fallito, che non sono stati all'altezza del loro compito, il compito di regnare, però Aragorn ha dentro di sé una autorevolezza straordinaria, tant'è che appunto è da quello che compie che lo si riconosce. E qui anche qua vediamo nel Signore degli Anelli questo conflitto tra il potere e l'autorità, e anche qua, come dicevo prima sulla magnanimità, molto spesso si confondono i due concetti, potere e autorità. Questo invece è una questione che era ben presente anche nella teologia medievale. Il potere è quello che bisogna eliminare, questo anello lo bisogna distruggerlo. Ma allora dici, cosa sta propugnando Tolkien? Una specie di anarchia, niente poteri, niente... No, dice no al potere arrogante, al potere di chi dice si fa, anche qua se vogliamo etimologicamente, potere deriva dal verbo latino possum, io posso e quindi faccio, e quindi chi mi ferma? Uno che ha più potere di me, se ce n'è, forza avanti. Autorità deriva invece da un verbo latino augeo, che vuol dire far crescere, e infatti Aragorn è autorevole perché fa crescere attorno a sé i piccoli hobbit, che diventano, pensate a Merry e Pipino, all'inizio sono dei compagnoni da pub, no? Poi diventano dei grandi eroi, capaci anche loro di sacrifici incredibili. Quindi Aragorn è autorevole perché fa crescere, e da quello che compie lo si riconosce. Le mani del re sono mani di guaritore, e dai frutti si riconosce l'albero. C'è quella scena bellissima di quando c'è Faramir morente, ed è dentro la città, e Aragorn non può ancora entrare nella città di Minas Tirith, perché entrerà solo quando sarà riconosciuto come re, ma il suo amico sta morendo, e allora Gandalf gli dice, guarda che il tuo amico sta morendo, vieni, tu puoi salvarlo. È veramente, sembra paro paro la scena di Gesù chiamato da Lazzaro, entra e lo guarisce, gli mette le mani del re, sono appunto mani di guaritore. Ecco, questa è anche questa, quindi è tradizione. Tolkien ci racconta, ci salva per noi un patrimonio antichissimo, perché questo era anche delle leggende dei re taumaturgi del Medioevo. Tolkien non ha fatto col Signore degli Anelli un'operazione di archeologia culturale, come era bello, guardate, cioè, la regalità antica, celtica, nordica. No, l'ha reso qualcosa di vivente, è una tradizione vivente. Per cui non sono soltanto gli antichi re, ma è anche Aragorn, e Aragorn lo possiamo essere anche noi. È questo che lui in fondo ci dice, tu puoi essere così, tu puoi essere come Frodo, puoi essere come Sam, puoi essere anche come Gollum, puoi essere perfino come Saruman, se sei troppo appunto affascinato dal potere, dal venire a compromesso dal potere, apostatizzando, come dicevo prima. Quindi è una tradizione vivente. Tolkien appunto faceva parte di una tradizione vivente che era sopravvissuta all'apocalisse della Riforma. E mentre appunto la tradizione apparente era quella delle grandi cattedrali anglicane che celebravano riti vuoti e privi del Santissimo Sacramento, lui partecipava alla messa in queste piccole chiese cattoliche ricostruite dopo il 1850. Io ho visto la chiesa dove Tolkien andava a messa a Oxford, la chiesa di Sant'Aloysius, che oggi è retta dai padri appunto dell'oratorio, e quindi appunto i figli spirituali, potremmo dire, di Newman, questa piccola chiesa che ha dentro una bellezza incredibile, dove non c'è quella pompa delle chiese anglicane, ma c'è la Via Crucis, dove c'è il Santissimo, dove ci sono appunto i ritratti dei santi. Ecco, io credo che Tolkien, in base a questo, ci ha proposto un modo di vivere qui ed ora, giudicando anche la sua contemporaneità. Per esempio scriveva una lettera del 1945, quando la guerra stava finendo, e scriveva a suo figlio, benissimo, abbiamo vinto questa guerra, ma il mondo diventerà un'enorme periferia americana.
prefigurava già la globalizzazione, tutto diventerà grigio, tutto diventerà uguale, tutto diventerà omologato dall'Alaska alla Patagonia, perché appunto il potere vuole così. Dovevo continuare a combattere. Non era ancora finita la Seconda Guerra Mondiale che già Tolkien vedeva lontano e capiva quello che bisognava fare, qual era il compito. E qua davvero vado a rubare il mestiere a lui, che è un grande guareschiano. Tolkien ci ha detto la stessa cosa che ha detto Guareschi: bisogna preservare il seme. Durante un'alluvione, durante una catastrofe, durante appunto quello che si era abbattuto sull'Inghilterra dei secoli precedenti e nella contemporaneità, quello che Tolkien vedeva e giudicava, quello che occorreva fare assolutamente era salvare il seme. E nel Signore degli Anelli, appunto, questo seme viene salvato. E questo seme, come ci diceva lui stesso, non viene raggiunto dal cielo. Grazie. Ci ha permesso anche di ricostruire un panorama storico dell'epoca. Alessandro, faccio una domanda di curiosità, diciamo. Prima hai rievocato, diciamo, una scena del film. E allora ti chiedo, questo è sempre stato un po' un mio tarlo. È più facile che si sia visto il film del Signore degli Anelli che lo si sia letto, perché è un po' più semplice, anche se tuttavia sono abbastanza lunghi, ma mai come il tempo di leggere il Signore degli Anelli. Quindi ti chiedo, nonostante questo bel film che tutti sicuramente avranno visto, io mi sono sempre chiesto quali possano essere i potenziali benefici che la riproduzione di un film, di un testo così importante, così è impossibile da racchiudere anche in quelle che sono le 11 ore della visione integrale a maratona. Non so se qualcuno ha mai fatto la maratona del Signore degli Anelli, durerà circa 11 ore. Sì, Paolo, un 11 ore penso, più o meno, se non ricordo male, forse anche qualcosa di più. Ecco, quali sono i potenziali benefici e invece quale può essere secondo te il rischio? E cosa ne pensi? Magari invece a te è piaciuto, punto e basta, ed è stato un bene farlo. Rispondo brevemente perché la stiamo girando un po' lunga. Quindi evito diciamo ciò che magari può non essere buono, anche perché penso, allora, secondo me questa trasposizione è sostanzialmente buona. La trasposizione cinematografica di qualsiasi opera letteraria non la rispetta, perché sono linguaggi diversi e sono mondi diversi. Comunque non so cosa ne pensiate voi, ma credo che i benefici siano sicuramente molto superiori rispetto ai problemi. A proposito di è più facile vedere un film che non leggere il libro, io e mia moglie non sono riuscito a far vedere neanche il film. Ecco, o meglio, quando i nostri figli erano abbastanza piccoli, quando sono usciti, e lei è venuta tre volte per tre anni di fila a vedere, ma non, praticamente non li ha visti poi a casa, no, noi le maratone le facciamo, ma lei non, quindi né libro né film. Detto questo, io penso, qui parlo un po' da addetto ai lavori della comunicazione, quindi non tanto al contenuto, e mi rifaccio a quello che diceva adesso Paolo sulla tradizione e su ciò che Tolkien ha fatto con la tradizione. Tolkien ha fatto una cosa straordinaria, l'ha riscritta. È venuto fuori benissimo da quello che dicevano Isacco e Paolo prima. Tolkien ha riscritto la tradizione. Il film ci fa vedere che con quel linguaggio, con quegli strumenti, è possibile replicare ancora un'altra volta la tradizione, senza tradirla. Guarda, pensando a Tolkien, un po' ci pensavo in questi giorni per quello che c'era da dire, ma mi è venuto questo paragone. All'inizio del Novecento, nel 1912-13, insomma, poco prima o poco dopo la prima guerra mondiale, non lo ricordo, un teologo cattolico, un monaco cattolico, è andato a Monte Athos in Grecia, dove è la repubblica dei monaci ortodossi.
E il, quindi il monaco che lo accompagnava gli ha fatto vedere tutta la biblioteca e ha visto che cosa, si vedeva che cosa i monaci leggevano, studiavano, diceva, accidenti, ma da noi non si studia già, all'inizio del Novecento non si studiano più i padri, non si studia più niente, ed era ammirato di tutto quello che questi monaci facevano. E poi se n'è andato. Allora il bibliotecario poi ha parlato con... Silvano e Monte Athos, che è uno dei personaggi più emblematici di quel periodo, dice, sa padre, ho parlato con, è stato il bibliotecario, gli ho fatto vedere tutto quello che noi facciamo, lui è rimasto stupito per quello che facciamo noi, per quello che non fanno più loro. E San Silvano gli ha detto, ma quello che gli hai mostrato non è abbastanza, perché tu gli avresti dovuto dire che i monaci del Monte Athos, se anche venissero persi e distrutti tutti i loro libri, sarebbero in grado di riscriverli ancora. E poi gli ha detto, e gli avresti dovuto anche dire, che noi monaci del Monte Athos, se venissero distrutti tutti i nostri libri, tutti i nostri libri liturgici, tutti i nostri rituali, noi saremmo in grado di riscriverli ancora, con la nostra lingua, cioè con la lingua di oggi, ma ancora esattamente gli stessi di allora. Ed è esattamente quello che diceva prima Paolo della tradizione. Io credo che la grandezza e l'utilità e il beneficio del lavoro cinematografico su un'opera come quella di Tolkien ci mostra proprio questo. E credo che questo sia un segno di speranza, anche perché il Signore degli Anelli l'hanno visto molto di più di quelli che hanno visto Il Nome della Rosa. Una battuta. Una battuta, anzi un piccolo aneddoto, perché magari molti non lo conoscono, perché col film tutto sommato ci è andata bene perché l'ha fatta Jackson. Pensate se invece fosse andato in porto il primo progetto di fare un film sul Signore Anelli, che era venuto in mente, probabilmente non lo sapete, ai Beatles. Negli anni 60 i Beatles avevano letto Il Signore Anelli ed era piaciuto, e erano reduci nel 66 dal grande successo di Yellow Submarine, e avevano pensato di fare una cosa analoga, con una tecnica mista, cartone animato, eccetera, eccetera. Per cui erano proprio partiti con questa idea. Paul McCartney voleva fare Frodo e John Lennon voleva fare il suo personaggio preferito, che era Gollum. Chissà. Ma guarda, si erano addirittura rivolti per fare uno studio di fattibilità a uno che non era certo l'ultimo dei moicani, perché era niente meno che Stanley Kubrick. Grande regista inglese che a sua volta era reduce del grande successo di fantascienza di 2001 di Odissea nello spazio. Kubrick fece uno studio serio, prese in considerazione la proposta e poi disse non si può fare. E dico, meno male, vuol dire che... Cioè, perché veramente avrebbe voluto dire mandare in una versione del genere, mandare Il Signore degli Anelli veramente in vacca, e quindi veramente sarebbero persi i lettori, gli appassionati, eccetera, eccetera. Sarebbe diventata una cosa veramente ridicola. Per fortuna invece è venuto fuori, credo, al momento giusto, nel tempo giusto, la provvidenza c'è. Bene, direi che prima di lasciare le ultime due battute a chi fa le veci del padrone di casa, dico così perché il vero padrone di casa è qui di fianco ed è nostro Signore, ringraziamo ancora tutti per essere stati qui presenti, e i relatori Isacco, Alessandro e Paolo per essersi prestati questo, direi, bel salottino. Ricordo ancora un'offerta libera per la Casa del Sacro Cuore, per chi volesse farla, che ci ha ospitato qui e che serve chiaramente a continuare anche queste opere di edificazione spirituale che tanto già sta facendo Don Claudio con l'aiuto di tante persone, e anche culturale, come abbiamo visto oggi in questo pomeriggio, come dicevamo all'inizio, di ristoro dell'anima, ristoro e quiete, diciamo, della mente. E ancora i libri di là, trovate appunto questo libro, La Compagnia della Croce, di Isacco, che consiglio a tutti, e anche i libri di Alessandro e Paolo. Grazie a tutti, lascio la parola a tutti. Ecco, grazie a tutti, lo ripeto anch'io, e mi dispiace che il tempo è scorso velocissimo, ma intanto è andato, e quindi magari sarebbe stato anche bello fare un po' di dialogo, un po' di dibattito, ma il tempo è fuggito, però
loro, dato che sono qui per lavorare, sono ancora a disposizione. Esatto. Quindi o qui dentro, anche fuori, subito fuori al buio, dalla biblioteca, con il favore delle tenebre, abbiamo illuminato. Quindi dove volete voi, comunque potete avvicinare evidentemente i protagonisti di questa serata e per delle domande, per un colloquio, per quello che volete voi. Bene, grazie a tutti, buona serata a tutti.